Che non è vero che la lingua non è la sostanza. La lingua rispecchia la sostanza, ma anche crea la sostanza, perché attraverso la lingua noi diciamo le cose. Quindi questi 45 minuti sono in realtà una lezione zero di linguistica. In particolare voglio sviluppare in voi una competenza metalinguistica, cioè una metacompetenza linguistica, cioè riuscire a capire come la vostra mente in modo inconscio elabora il linguaggio, cioè avere competenza di come funziona la vostra competenza linguistica, va bene? Metacompetenza linguistica, prendendo il linguaggio, prendendo il genere come categoria linguistica, si potrebbe prendere una lingua 2, il dialetto, cioè. La competenza metalinguistica è quella che manca alla cultura italiana, cioè la capacità di riflettere sulle strutture del linguaggio in generale. E vedremo che questo cambia un pochino la prospettiva. Allora, le parole chiave di oggi sono il rapporto tra lingua e identità, quindi sono delle coppie, il rapporto tra l'identità di genere e i ruoli professionali e sociali che abbiamo, quindi un'altra coppia di concetti che sono però più sociali, e poi torniamo dal sociale alla sua relazione linguistica, i nomi di ruolo apicale che abbiamo in italiano, cioè cosa diciamo in italiano per fare riferimento ai nomi di ruolo, e come funziona il sistema del genere in italiano. Poi ve le lascio. Allora, vediamo velocemente. Il rapporto tra lingua e identità. Il rapporto tra lingua e identità è molto complesso, va su due direttrici da cui si intersecano altre due direttrici, quindi ciascuna direttrice a sua volta si divide in due. La lingua contribuisce a costruire l'identità in generale, non solo l'identità di genere. Io parlo una lingua, dunque sono. L'Italia è piena di dialetti, i dialetti sono lingue, anche il socioletto è una lingua, anche il gergo dei ragazzi dai 14 ai 15 anni, maschi e femmine, no? Sono lingue, cioè io parlo in un certo modo e quindi mi identifico. Io sono di Ancona, abito a Venezia dal 1980, sono andata lì a studiare, poi sono stata un po' all'estero, così, però ad Ancona non sono più tornata, però come sentite non ho un accento veneto, forse ho negoziato un accento non anconetano, perché vi assicuro che a Venezia pensano che Ancona sia in Calabria, cioè loro vedono l'Italia da diciamo molto. Mentre io ad Ancona ero abituata a considerarmi del nord. Quindi io a Venezia ho capito quanto razzista fossi io, pur non pensandolo, ok? È tutto normale, no? A Venezia ci sono anche i montanari, che non... Per cui avere un accento, a Venezia ci sono accenti diversi a seconda dei rioni, che corrispondono alle classi sociali, c'è il rione alto, il rione buono, il suo duro, della salute e San Marco, parla in un certo modo, c'è una famosa R, che da Castello si è trasferita a Marghera, che indica, voglio dire, io parlo in quel modo, dunque da un lato mi identifico e dall'altro sono identificata, quindi io identifico me stessa e escludo chi non ha. Viceversa, la lingua contribuisce a costruire l'identità in modo estrinseco, cioè parole tipo democrazia, o razzismo, o non so, o parità di genere, no? Parità di genere, pari opportunità, oppure la teoria della differenza, no? Noi cerchiamo sempre di trovare parole nuove per esprimere concetti nuovi. Quindi la parola esprime un concetto che nella cultura è quello, cioè esiste, che esiste nella cultura. Il bello della mente umana è che noi possiamo pensare e inventare cose nuove. È per quello che dall'età della pietra, no, siamo arrivati alla tecnologia. Noi riusciamo a pensare cose nuove. Quando pensiamo cose nuove, a un certo punto, se questa cosa nuova che pensiamo diventa condizionata,
divisa e gli diamo un nome preciso, no? Noi potremmo anche dire il mobile che ha un ripiano, quattro zampe, serve per appoggiarci sopra le cose, qualche volta anche per mangiare, ma guarda caso chiamiamo il tavolo in generale un mobile come questo e la tavola solo quando ci mangiamo sopra, per esempio, no? Abbiamo bisogno di esprimere dei concetti molto precisi. Quindi è vero che le parole hanno una forma e un significato, ma poi quel significato dato a quella parola è un concetto culturale. Possiamo sempre tradurre una parola di un'altra lingua con un giro di parole, ma se vogliamo che entri veramente nella nostra cultura, dobbiamo trovare una parola che può essere un calco, cioè poi è una scelta anche di culturale, se vogliamo creare una parola nuova, no? Francesi ordinateur, noi invece abbiamo introdotto computer, e anche quella è una forma culturale. Quindi la parola, il linguaggio costruisce identità in due modi: io mi faccio chiamare ministro o ministra, faccio una dichiarazione di politica, io parlo in toscano, parlo in leccese, parlo in urbinate o parlo un italiano tutto pieno di congiuntivi, molto alto, molto neutrale, faccio uno statement di appartenenza, giudico spesso inconsciamente chi mi parla, interlocutori e interlocutrici, per l'accento che ha, per come sta bene o male l'inglese, per come sta bene o male il francese, per come si fa nominare. D'altro canto, la lingua interagisce nella manifestazione di identità, così come ho detto. Va bene? Quindi contribuisce a costruire e contribuisce a, diciamo, interagire. Io mi faccio vedere, per esempio, io a Venezia mi sono tolta l'accento anconetano, perché sennò il prosciutto mi costava il doppio, voglio dire, si entra dal macellaio, se non hai un accento come minimo neutrale, tutto costa tre volte di più, ancora adesso. E poi insegnavo a scuola, un insegnante che ha un accento meridionale è meno, no? Invece mi dicono, Sorella, ma sei toscana? No, tesoro. No, quindi va bene anche. E questo è quanto ho già detto. Parlo una lingua, dunque sono. La lingua mi dà nome. D'altra parte, questi concetti di lingua e identità non sono fissi. Cioè, cos'è l'identità ordinate? L'identità italiana? L'identità europea è qualche cosa che noi costruiamo dentro di noi da quando riusciamo a capire, cioè da zero giorni, prima ora, a quando moriamo, trasmettendola anche alle generazioni successive. Sono dei concetti, dei concetti culturali fluidi. Cioè, quello che secondo me, cioè come lo sento io, forse lo percepisco, me lo raffiguro mentalmente in modo un po' diverso da come ce l'ha la collega Sarti e ciascuno di noi e ciascuna di noi. E anche abbiamo cambiato un po', no? Come vi ho detto, io prima pensavo che Ancona era una città del nord e poi ho capito che non lo era. Ho avuto un'identità diversa, poi ho sposato un siciliano, quindi insomma mi sono ampliata, no? Mio figlio è veneziano, parla veneziano e quindi ho anche capito certi punti di vista, cioè noi ampliamo le nostre identità, a seconda, innanzitutto cambiamo la nostra identità generazionale, cioè noi a 14 anni ci sentiamo già adulte, no? E andiamo avanti, adesso facciamo fatica passare a identificarci con un'altra generazione, insomma. L'identità è fluida e siamo anche diverse a seconda di chi abbiamo di fronte. Anche la lingua è così e vi ho già dato degli esempi, cioè noi possiamo almeno parzialmente modificare la nostra pronuncia,
possiamo sicuramente ogni giorno durante le 24 ore cambiamo registro, parliamo in modo diverso a casa con gli studenti, col rettore, tra di noi, no? Parliamo in modo diverso e anche nello spazio, se andiamo fuori del nostro ambito parliamo in modo diverso. E noi adesso, da adesso in poi, vi faccio vedere come non c'è simmetria, mentre l'italiano è strutturalmente una lingua simmetrica, cioè non è che il femminile derivi dal maschile. Chi dice questo, no? Maestra, come si forma il femminile? Il femminile si forma dal maschile. E il maschile come si forma? Il maschile non si forma. Allora, il maschile non è Dio, il maschile non è. In italiano abbiamo nomi che hanno delle radici. A volte quella radice ha solo un genere grammaticale, che può, no, corrispondere a un genere semantico se si tratta di referenti umani, oppure se non è fisso il genere ha due uscite, una per il maschile e una per il femminile. Ecco, questa è la prima, diciamo, il primo pregiudizio linguistico che va eliminato, perché non è così, insomma, la struttura non ha, cioè l'italiano non ha una l'inglese per esempio ha una forma base, poi si aggiunge una S per fare il plurale, no? Ha una forma base che non ha genere e poi si aggiunge una S per il plurale. In italiano noi abbiamo il singolare e il plurale inglobato dentro un'uscita di genere. In alcuni nomi, in altri nomi invece non c'è l'uscita di genere, però hanno comunque un genere, perché il genere ce l'hanno tutti quegli elementi che vanno attorno ai nomi, gli articoli, gli aggettivi, i participi passati, lo vedremo. Allora, prima simmetria. Le donne sono più spesso chiamate con il nome proprio piuttosto che con il cognome. Non capisco perché è scritto così, perché io non avevo, vabbè, è molto piccolo, io avevo una... A volte alle donne si attribuisce il cognome del coniuge. Adesso alzi la mano, quante di voi si fanno chiamare con due cognomi, il proprio e quello del marito? Ok. Due cognomi in Italia vuol dire che sei nomi. Allora, aggiungere un cognome in più per una donna sembra quasi, no? Una cosa. Non solo. A volte si sposa un uomo che è, non so, di una famiglia più in vista nel posto, no? Con una posizione per cui quel cognome è conosciuto, no? Le donne spesso usano questo, eh? Ah sì, la cosa che è sicuramente un fatto è che la lingua è usata dalle donne in modo molto più maschilista che non dagli uomini, perché agli uomini non interessa tanto come usarla. Le donne spesso nei nomi maschili, insomma, in questo, diciamo, maschilismo linguistico inconscio, sono pienamente, cioè, incoscienti, possiamo dire, lo usano in modo inconscio e non si rendono conto di quanto male fanno a se stesse. Questa è un po' solo una, posso dire, questa è la mia opinione, una donna può dire non è così, ma io cercherò oggi di convincervi che ho ragione con dei fatti. Alle donne si attribuisce più spesso un onorifico non qualificato. Cioè, quante di voi, pur avendo una laurea, vengono chiamate signora e donne, e quanti tra voi, pur non avendo una laurea, vengono chiamati dottore? Non lo so se c'è qualcuno. Io una volta al bar ero con un mio collega ricercatore, fra l'altro, diciamo, della mia età. Andiamo al bar insieme, professore, e a me signora di qua, signora di là, i venti sono molto... Allora, scherzando una volta, no, il bar di fronte al dipartimento, ho detto, ah, guardi, io sono professoressa per davvero, lui è ricercatore, quindi dovrebbe essere chiamato dottore.
Ah, da grandi risate. Ah, sì, sì, professore, sono professoressa. E del resto, lui dice, grazie professore. Lui dice, grazie signora. Cioè, aveva capito tutto. Facendo una lezione come questa all'URP del Comune di Venezia, dopo, quindi all'ufficio, relazione col pubblico, dove c'erano tutte, una sala piena come questa, una signora sui 60, funzionaria, mi ha detto che lei vuole essere chiamata signora, perché il dottoressa non gli frega niente, ma fuori della porta metterà funzionario, perché funzionaria le sembra che è una parola che non esiste. Cioè, questo è il punto, no? Signora va bene, signora è meglio che dottoressa, perché signora è meglio, ok? Il termine signorina, ecco, questo io bisogna insegnarlo alle ragazze. Il termine signorina è un'offesa. Signorina è un diminutivo, non esiste signorino. Raramente gli uomini sono chiamati signore. Se io devo chiamare un uomo per la strada, a meno che non sia un bambino piccolo che chiama un uomo per la strada, non si dice scusi signore, no? Si dice scusi, ehi, ehi, no, ma è difficile dire signore, no? Al contrario che signora. Signorino non si dice mai, è un termine che esiste in italiano, lo si trova in letteratura, una volta lo usava la servitù per il bambino, il figlio dei signori, non si usa più. Signorina continua, io mi ricordo, infatti il mio intervento del 91 era proprio, cominciavamo con scusi signora o signorina, cioè io a 30 anni entravo nel macellaio e mi diceva signora o signorina, ma che ti importa? Perché devi sapere? Ma è vero, il poverino vuole avere un termine, se ci sono due termini, c'hai una cliente, devi poter sapere e poi si fissa, no? Abbiamo bisogno di parole per chiamare le persone che conosciamo, d'accordo? Perché una donna deve essere identificata per cosa? Lo stato civile o l'età? No? Adesso lo stato civile è meno importante, l'età è ancora più grave se vogliamo, no? Perché poi la donna a 40 anni passa in quel momento e dice oh madonna mi chiamano signora, sto invecchiando, no? Voi capite che nella costruzione di identità professionale, di identità personale è un passaggio di crisi che gli uomini non hanno, è già, no, già qui per quello. Quindi non chiamate mai signorina le vostre studentesse, oltre al fatto che mi scusi signorina è sempre un po' della serie sia una cretina. Genere semantico o genere grammaticale, ecco questo è molto importante, molti dicono vabbè l'italiano ha un genere grammaticale, molto spesso il genere grammaticale non corrisponde al genere semantico, infatti il tavolo o la tavola come vedete sono due generi grammaticali, non corrispondono semantica. Abbiamo detto tutti i nomi hanno un genere, maschile o femminile, il genere non è una desinenza ma è manifestato da aggettivi. Ora vediamo gli oggetti, manteniamoci sul neutrale, sul neutro. Non è vero che il genere maschile per gli oggetti è diciamo più imponente, più importante, più prestigioso che il genere. Infatti è vero che la poltrona è più piccola del divano, ma per esempio la sedia è più grande dello sgabello. Cioè non è, sgabello è maschile ed è più piccolo. Non c'è nulla nel maschile di divano che lo rende più grande della poltrona. Sono degli accidenti storici, derivano dalle declinazioni latine, insomma io non sono brava a fare questo tipo di lavoro, ma i glottologi lo fanno. Come vedete tavola e tavolo hanno sostanzialmente lo stesso tipo di riferimento, casa e caso hanno il riferimento completamente diverso. I nomi che non fanno riferimento a esseri umani hanno dei generi che sono solo maschile e femminile, abbastanza accidentale. Quindi uno potrebbe pensare da qui, uno o una,
potrebbe pensare da qui ci sono posti, se volete non c'è nessun problema di passare avanti, di filarsi, che il genere non abbia nessuna relazione con il significato. Anche l'uscita, no? Un'altra cosa si dice, no? Ci sono tanti nomi, no, che sono femminili, come la mano, ditemene un altro. A me non mi viene. Beh, se lo trovate, io in 10 anni non l'ho trovato. Se lo trovate, magari c'è. La mano. È un nome della quarta declinazione latina, è rimasto in O perché è talmente usato che è rimasta sta roba strana. Cioè, a un certo punto la quarta declinazione è morta, tutto ciò che finiva in us della quarta declinazione si è trasferito alla seconda, quindi è diventato, diciamo, maschile, è stato reinterpretato come maschile, su mano no, perché è molto, c'è un'altra frequenza. I nomi, ci sono pochi nomi neri, io stamattina ho detto qui ci vuole questa quarta colonna, l'ho aggiunta stamattina in albergo, e ho fatto una gran fatica a trovare dei nomi neri che denotano oggetti. Moltissimi li vedremo nella prossima diapositiva, denotano persone. Allora, fornace e carapace finiscono tutti e due in ace, quindi mettiamo che ace sia un suffisso che forma degli oggetti di un certo tipo. Una è femminile e l'altra è maschile. Ciò che finisce in E, poi vedremo, non tutto ciò che finisce in E, ma molti suffissi che finiscono in E o solo la E, sono ambigui tra maschile e femminile, ma è la E che è ambigua. Ma fornace è solo femminile e carapace è solo maschile. Quindi dirò la fornace, il carapace, una fornace magnifica, elettrica, un carapace grosso, ok? Poi posso avere degli aggettivi né, una fornace grande, un carapace grande, insomma la cosa è irrilevante. Così funziona il sistema italiano. Ci sono delle parole che finiscono in E, plurale in I, che sono opache per il genere, ma non che non hanno genere, ok? Il genere c'è sempre. Adesso guardiamo gli esseri umani. Negli esseri umani, produttivamente, e io direi al 100%, tranne alcune eccezioni, il femminile fa riferimento alla persona a cui attribuiamo il genere femminile, il genere sociale femminile, e il maschile fa riferimento alla persona a cui attribuiamo il genere sociale maschile. Su genere sociale, genere biologico non mi soffermo, non voglio entrare nella discussione, ma quello che dico qua forse è più problematico per chi vuole, diciamo, eliminare i generi, avere 100 generi diversi. Quindi è molto tradizionale in realtà quello che dico qua. E quello che dico qua è perché l'italiano comunque ha due generi, e anche chi cambia genere nella anagrafe italiana comunque passa da un genere all'altro, quindi ok? Quindi io non dirò mai mio figlio è un amichetto se è una bambina, e non dirò mai mio figlio è un'amichetta se è un bambino. Maestra, maestro, non dirò mai mio figlio ha due maestre se ha un maestro e una maestra, ma non dirò mai mio figlio ha due maestri se ha due maestre, se ha due donne. Il plurale maschile è inclusivo, ma non è inclusivo se sono tutte donne. Operaia, operaio, lavoratore, lavoratrice, insomma, per questi posti poco prestigiosi o comunque non apicali, il genere fa riferimento al genere della persona. I famosi esempi del contrario, soprano. Innanzitutto non sappiamo se soprano è come mano, la soprano, la contralto, o se invece è il soprano e il contralto. Okay? Sicuramente sono nomi che facevano riferimento a uomini, sono nati così, e fra l'altro sono delle metonimie, cioè si dice una, come dire, braccio destro, no?
Maria è il braccio destro del rettore. Il braccio destro è una metonimia, è una persona, ma diciamo viene identificata con un arto di qualcun altro, eh? Oppure rientra dei cervelli, non rientrano i cervelli in formalina, rientrano le persone, ma facendo, dice, un cervello è una metonimia, una parte del corpo per il corpo e la persona che ce l'ha. Soprano è una metonimia, è la chiave, insomma, è il tipo di voce, è il range, diciamo, l'estensione della voce nel pentagramma. Quindi un soprano una volta era un uomo e aveva una voce da soprano. Okay? Attualmente le donne hanno una voce con lo stesso range. E fra l'altro nell'uso si può dire Maria è un bravo soprano o Maria è una brava soprano. D'accordo? Sono accidenti storici della lingua e come vedete non è come mano, perché io non dico un grosso mano ambiguamente, no? Cioè è una O diversa, è una O che è veramente maschile che adesso viene reintesa. Ecco, per esempio al plurale, due brave soprano, cioè diventa come fosse due grandi computer, cioè diventa una parola fossilizzata che è presa così e che non è due bravi soprani. Quindi qua nella sua struttura declina, se è presa invece una parola maschile che viene inserita in un contesto femminile, si congela e non può declinare più. Poi dicono, vabbè, c'è soprano per il femminile, quindi possiamo dire ministro, assessore, no, tutti questi altri bei uomini importantissimi, però anche i maschi, poverini, no? Anche i maschi per mica si lamentano quando diciamo la sentinella, la guida, la guardia. Ecco, la sentinella, la guida e la guardia sono nomi di azione, eh? Si dice fare la sentinella, non vuol dire essere sentinella, vuol dire fare la guardia, vuol dire stare in piedi e fare. Quindi è di nuovo una metonimia, è l'azione che è femminile con la persona che la fa. Quindi, certo, a volte la guardia spesso la guardia è un uomo, no? E infatti diciamo la guardia giurata e nessun uomo si offende, ma io non mi offenderei a essere chiamata il braccio destro, un buon cervello, non so, pupilla di qualcuno, no? Poi ci sono dei nomi, molti, che, come vi ho detto prima, come Carapace, Fornace, finiscono in E, e che quando si fanno riferimento a persone, se fanno riferimento a persone di genere femminile, prendono tutto il resto al femminile, soprattutto l'articolo, gli aggettivi, oppure maschile. Quindi atleta di suo non ci dice se è femminile o maschile, ma io dico una brava atleta se è una donna e un bravo atleta se è un uomo. Ho scelto qui atleta, cantante e automobilista e anche forse preside, che sono nomi che al femminile si trovano molto facilmente declinati senza creare problemi. La preside adesso, fra l'altro, non si vuole più far chiamare preside, si fa chiamare spesso il dirigente scolastico. E molte colleghe che sono diventate presidi mi hanno detto, ma come faccio? Dico la dirigente, no? Va benissimo, il dirigente, ma scolastica, è un nome della filosofia, vuol dire che esiste, no? Il dirigente scolastico al femminile, la dirigente scolastica. E una volta che si fa un bel timbro, la dirigente scolastica, ce ne sono tanti che hanno fatto, poi dopo 10 giorni non fa più una piega nessuno, perché suona benissimo. Ok, quindi ci sono nomi che di loro non hanno maschile o femminile, ma se fanno riferimento a persona, senza problemi, no, senza problemi. Devono essere, perché se io dico, non so, no, non posso dire Gianna Nannini è un bravo cantante, non posso, il cantante Gianna Nannini, no, non lo direbbe mai nessuno, non sono nomi
usati. O neutro, io una volta ho avuto un dibattito a distanza con la presidente del CPO di Genova, che era Nicola Vassallo, una filosofa, che si faceva chiamare il presidente, eccetera, ho detto, beh, vabbè, persino quando uno presiede il CUG, non può essere. Lei mi ha detto, ah, io pensavo all'androgeno neutro. Allora, già l'androgeno non è neutro, perché l'androgeno ha due sessi e neutro non ce n'ha neanche uno. Questa è una cosa importante. Vediamo il neutro in italiano. Vediamo se il presidente è neutro. Allora, innanzitutto il neutro nemmeno in latino ha mai fatto riferimento a entrambi i generi di esseri animati. Anche in inglese, in tedesco, il neutro normalmente fa riferimento a cose. Lo troviamo soprattutto nei pronomi. Ok? In inglese it. In italiano ci sono dei residui del neutro latino, è il plurale di ginocchio, è diciamo ginocchio, che fa al plurale ginocchia, vedete quella A del plurale del neutro, è un residuo del neutro latino, non ha niente a che fare con esseri umani. A Macerata c'è un neutro che è rimasto nell'articolo, lo invece che lu, e lo differenzia gli oggetti massa, cioè è una differenziazione all'interno dei non animati. Lo spirito è l'anima, lo spirito, scusate, è il contrario. Lo spirito è l'alcol, è una massa indefinita, e lo spirito è un oggetto identificabile come l'anima. Ok? In italiano è rimasto qualcosa tra animato e non animato, quindi se vogliamo tra ambiguo, tra maschile e femminile e neutro, nei pronomi, soprattutto nel pronome che cosa o cosa rispetto a chi. Vedete che i neutri, cioè ciò, i pronomi invece soggetto che fanno riferimento a individui, sono diversi per umano e non umano, egli e ella rispetto a esso e essa, anche se noi diciamo esso, almeno in ancoletano essa è anche una persona, insomma, sistema pronominale molto complesso, però nell'italiano standard, un po' italiano standard, diciamo, manzoniano, non lo so, insomma, a un certo punto, esso e essa ancora ai ragazzi si insegna che è per le cose, ma è maschile e femminile, esso e essa. Quindi c'è una differenza umano-non umano all'interno, diciamo che è trasversale al maschile e femminile. Insomma, neutro in italiano non esiste. Nessuno può dire che il ministro è neutro. Allora, guardiamo velocemente qua. Forse sto già per sì. Allora, questo è frutto di una piccola indagine su Google Image, perché molto spesso si dice che i nomi al femminile, ed è vero in un certo senso, ma non così tanto come ci sembra, che i nomi al femminile hanno una connotazione meno prestigiosa. Allora, guardiamo maestro. Maestro, vengono fuori un sacco di maestri, cioè raramente viene fuori maestro muti, diciamo, questa accezione di maestro molto alta. Maestro vuol dire uno che c'ha una classe, okay? E maestra vuol dire una che c'ha una classe. E se voi guardate su Google Image vengono molte, adesso queste erano due foto carine, molto simmetriche, però sono tutte abbastanza tranquille. E così anche scolare, no? Non c'è accezione più alta o più bassa fra maschile e femminile. Però non sempre. Se cerchiamo segretario troviamo questo. C'è Epifani, c'è una serie, ci sono uomini anche che fanno lavoro veramente, diciamo, dell'ufficio. Quindi l'accezione bassa di segretario, quella che diamo alla segretaria, no? Quella che fa il suo, com'è, onesto lavoro di cura e di. E poi c'è un po' così, ci sono anche delle donne. Invece per segretaria, guardate un po', ci sono innanzitutto solo donne ovviamente, e poi c'è anche, ci sono un paio di gambe, un po' di tette, così c'è anche un'accezione un po' così divertente. Allora è vero che il genere femminile nei ruoli apicali può determinare una preferenza per una connotazione meno prestigiosa.
religiosa. Già Anna Sabatini diceva che la governante e il governante ovviamente nel nostro italiano hanno delle connotazioni, cioè lo stesso nome e vuol dire colui o colei che governa, ma una governa la casa e l'altro governa il paese. Poi se parliamo, no, cioè ci sono questi siti di italiano per stranieri che sono devastanti, che fanno vedere quanto è divertente far vedere quanto sessista è la lingua italiana, che per ogni parola, se la mettiamo al femminile, vuol dire prostituta o puttana, insomma. Quindi, per esempio, professionista, la professionista. Però, allora, qual è l'alternativa? L'anno scorso, esattamente in questi tempi, sono stata invitata all'Università di Padova, qualcosa del genere, dove era un convegno, una ricercatrice Marie Curie tedesca di nome Merkel, sociologa, aveva fatto uno studio sul linguaggio italiano, sulla lingua italiana, e aveva verificato che medico è molto più prestigioso di medica, avvocato molto più prestigioso di avvocato, insomma. Lei ha fatto statisticamente interessante, è bene vedere i numeri, lo sapevamo già, però ha concluso, questo mi ha stupito, perché appunto in Germania non è così, cioè ti tagliano le mani se tu a una donna la chiami direttor, perché vuole essere chiamata direktorin, e non c'è verso, insomma, questa cosa negli anni 70 in Germania è passata. Crea ancora sconcerto fra qualche uomo, ma poco. Semmai in Germania, vabbè, poi magari nella conversazione ne riparliamo, ci sono delle puntate di rettrici, no? La rettrice di Jena ha detto i nomi all'Università di Jena da oggi in futuro sono tutti al femminile. Usiamo il femminile inclusivo, quindi crea, diciamo, un cambiamento nel sistema lingua. Io non sto proponendo questo, ok? Non sto proponendo il femminile inclusivo. Che pure può essere una mossa politica, ma ovviamente vedremo poi un cambiamento di linguistica, di politica linguistica così forte del cambiare il sistema, e ovviamente richiede una condivisione enorme. Io sto chiedendo a tutti e tutte di mantenere il sistema e di non cambiarlo né declinare solo al maschile ciò che il sistema non prevede sia declinato. Ok, Merkel proponeva che, e credo che anche qui c'è il complesso di superiorità di chi viene dalla Germania, ha vissuto 2 anni in Italia, ha detto, poveracce, no? Dice, se c'è una connotazione di inferiorità, si vede che in italiano, poverette, bisogna che se la mettano via. Manteniamo il maschile per il femminile. Ma non è così, perché il genere maschile attribuito a una donna crea uno scollamento, no? Perché l'avvocato, il professore universitario, il docente universitario, notate che docente può essere anche femminile, ma poi con il universitario è maschile, è un nome di genere maschile. E se mi avete seguito fin qui, io penso di avervi dimostrato che per gli esseri umani l'italiano non lascia la preferenza, per tavolo e tavola lascia la preferenza, per carapace non lascia la preferenza e neanche per cantante lascia la preferenza, perché noi non diciamo il cantante, ecco a voi un cantante, no? E poi arriva una donna. Quindi crea uno scollamento di identità, io sono Giuliana Giusti, mamma, no? A volte sono la mamma, e poi sono il professore, sono la persona sbagliata nel ruolo sbagliato, quello è un ruolo da uomo, ma magari è un passaggio, no? Sono una povera donna, faccio un lavoro da uomo, brava, comunque è un qualche cosa che non è omogeneo nella mia identità. E poi discrimina i ruoli subordinati, voglio dire, segretaria va benissimo a tutti e a tutte, no? La segretaria che sta lì, batte a macchina ed è considerata una persona di livello B, non verrà mai chiamata il segretario, la maestra, no?
il maestro d'asilo, voglio dire, no? Se i nomi di ruolo sono tutti neutralmente declinati al maschile, questo è un cambiamento di struttura dell'italiano. Allora chi ama l'italiano non può volere questo. Chi ama l'italiano in quanto lingua che ci è stata tramandata dal latino ai nostri giorni, Manzoni, da crea quindi identità diverse. Noi abbiamo tutti delle identità complesse, ciascuno e ciascuna di noi ha un'identità complessa. Quello che voglio dire io è che noi donne, da quando siamo nate, nasciamo, ci creiamo, ci formiamo attraverso la lingua italiana delle complessità incongruenti. Allora, crescere con una complessità incongruente, no? Leggiamo in continuazione, no? È direttore, ma è anche mamma di... Ma, cioè, lo si nota che non è... che nell'inconscio queste identità sono incongruenti. Quindi, ho fatto un brutto scherzo, ma quello che permette PowerPoint. Io direi che ruolo professionale, ruolo di genere, livello culturale, credenze politiche, credenze religiose, identità etnica, geografica, eccetera, in un uomo non sono dei cerchi, no? Uno sopra l'altro, ma forse sono dei cerchi un pochino incongruenti tra loro, ma tutti un po' celesti, infatti. Cioè, tutti in fondo che se c'è l'individuo maschile lì al centro... Ah, scusate, se c'è l'individuo maschile lì al centro si sente comunque parte di un gruppo maschile che ha lo stesso ruolo, la stessa identità di genere, lo stesso livello culturale e così via. Invece il ruolo professionale, il livello culturale anche e il ruolo di genere sono identità, se sono apicalmente, sono alti, c'è cioè un livello culturale alto, un ruolo di genere, un ruolo, diciamo, professionale alto, è in competizione con un altro ruolo di genere. In altre parole, spesso ci viene detto subliminalmente, un po' l'abbiamo sentito anche oggi, no? Ci sono le maternità, sono così brave, però, che riescono anche a superare questo problema che hanno oggettivo. Non è così. Gli uomini sono padri. Avere un padre assente e anche privarsi dei propri figli, cioè io credo che questa cosa, ci sono degli uomini in sala e sono contenta, questa cosa è negativa per gli uomini. Un uomo che chiede un lunghissimo periodo di paternità spesso è visto peggio nel lavoro di una donna che ha chiesto un altrettanto lungo periodo di maternità, molto peggio, perché l'uomo c'ha la moglie a casa, no? E quindi forse o lo fa perché è un pigro o non si fa rispettare a casa dalla moglie, no? Non lo so, c'è sempre qualche cosa che è peggio per gli uomini, no? Mentre un uomo che si prende cura dei propri figli magari ha un ruolo, non so, ha uno stipendio inferiore a quello della moglie, ma da, no? prende il 30% la decurtazione dello stipendio, più volete la moglie, oppure semplicemente gli piace. Un uomo a cui piace stare a casa, badare i propri genitori, per necessità o perché gli piace, che male c'è, no? Un uomo che non piange, che cosa c'è di me? L'altro giorno passavo per la strada e c'era un padre che diceva: oh, io alla tua età mordevo i cani. E che bestia è? Ma tu invece, mi ha detto la maestra che piangi, era un ragazzo di 12 anni. Perché bisogna far sentire in difficoltà un ragazzo di 12 anni che piange? No? Chiediti piuttosto perché piange. Quindi, diciamo, questa identità, diciamo, apparentemente congruenti degli uomini, in realtà gli negano loro tutta una serie di aspetti umani che sono assolutamente positivi e negano a noi donne che cresciamo i figli, noi le maestre che crescono i maschi, cioè di nuovo che siamo una complessità di ruolo che possa essere più congruente. E questo non l'ho potuto mettere nel corso molto perché l'ho preso da internet e è il copyright. Questo in tre righe
che è tutta la mia conferenza, è tutta, diciamo, questo pezzo della conferenza. Vedete, ogni parola ha una sua connotazione, denotazione in italiano, e donna, uomo, signora, ragazzina, muro. Ecco. Allora, brevemente, Gender Gap Report. Io ogni volta che faccio una conferenza vado a guardare quello dell'anno successivo, e quindi sto dal 2008, come vedete, sto facendo. Siamo saliti moltissimo. Dal 2008 al 2014 eravamo messe proprio male, anzi, durante il periodo berlusconiano non si vede. No, che cos'è Gender Gap Report? Ok, Gender Gap Report è una cosa che fa l'OCSE. Lo fa il World Economic Forum. Il World Economic Forum fa il genere, gap, vuol dire divario, report è quello che noi italiani chiamiamo report, ma che in inglese si chiama report. Allora, 1 starebbe per completa parità, numeri superiori all'1 vorrebbe dire che la donna è superiore, diciamo, ha delle maggiori, ha della superiorità nell'uomo, e tutto ciò che è inferiore a 0 è la differenza. Allora, come vedete, l'Italia è abbastanza migliorata. Quello è il numero col tondino, ci vorrebbe una A lì, perché è l'Italia femminile, 41esima. Io negli anni 12, 13, 14 mi divertivo tanto, perché nel 10 e nell'11 siamo rimasti 74esimi, pur migliorando un po'. Sapete perché? Perché il report ogni anno ingloba nuovi stati, ok? Ingloba nuovi stati. Sapete che è stato inglobato nel 2011, che si è infilato sopra di noi a un certo punto? Il Burundi. E qui, voglio dire, torniamo al nostro, a come noi ci figuriamo, il Burundi, dove sicuramente la vita per le donne è più difficile che da noi, perché magari vanno a prendere l'acqua col, non lo so cosa fanno, insomma, non sono un'esperta. Però c'è, almeno per i dati, perché qui poi sono dati che i governi danno al World Economic Forum, non credo che li controllino, quindi insomma sono dei dati oggettivi che il governo dà, lì si parla di parità, non di rapporto. Ok, allora vediamo. Questa settimana, insomma, ho fatto questa piccola ricerca appositamente per voi. Allora, perché l'Italia è migliorata? Ho detto, accidenti, il governo Renzi ci ha fatto fare questo salto di qualità pazzesco. Allora, le due cose che mi interessano, che interessano a noi, in quanto lingua, cioè le parole per dirlo, giusto? Sono economic participation and opportunity, cioè le opportunità opportunità e partecipazione economica, e il political empowerment. Allora, se voi guardate, siamo migliorati di pochissimo nell'economic participation and opportunity. Quello che ci ha fatto salire moltissimo è il political empowerment e un pochino l'educational attainment. Poi vedremo che l'educational attainment è sostanzialmente irrilevante, perché ce l'hanno altissimo tutti, vedete, 0,995, è irrilevante. La 23esima c'ha 1, per intenderci, quindi parità completa. Health survival è irrilevante lo stesso, perché le società più maschiliste proteggono la donna in quanto madre dal punto di vista della salute, quindi è abbastanza irrilevante anche quello. Poi vi faccio vedere il prisma generale. Allora, il political empowerment è chiaro, guardano solo, non guardano comuni, regioni, province, guardano solo il governo. Quindi è chiaro che siamo saltati, e comunque uno 0,3,
cioè molto basso in realtà, però siamo migliorati sullo 0,2. Poi guardano da quanti anni, per quanti anni negli ultimi 50 c'è stata una presidente, una capo del governo, una presidente della Repubblica. Ora è chiaro che la cosa fa, per esempio, andare sulla Germania, che è undicesima grazie a Merkel che governa tanti anni. Okay? Siamo malissimo in economic participation and opportunity, non siamo saliti per niente, da 0,57 a 0,60. Va bene? Vi ho messo lì un po' di dati sull'Islanda, che è stata prima nel 15 e nel 16, e vi faccio notare che nell'economic participation and opportunity non ha la parità, è settima Islanda e ha 0,8, ok? È prima nel political empowerment e fa venire i lividi che la prima nel mondo ci abbia 0,6 nel political empowerment, cioè stanno messi male pure loro. Ok? Questo è l'importante, però sono messi un po' meglio, è migliorata da 0,6 è passata a 0,7, anzi molto, da 0,65 a 0,71. La Finlandia da seconda nel 15 è passata a terza, però vedete, la Norvegia è diventata prima è passata a seconda in generale e prima nell'economic participation and opportunity e terza nel political empowerment, di nuovo è terza, è solo 0,5, cioè vuol dire che non c'è la parità, non c'è il 50%, c'è un 25% rispetto a un 75% di uomini. Ok, questo è come si collocano questi dati, cioè education and health nel mondo stanno abbastanza alla parità, no? È raro che nel mondo le bambine non studino almeno fino a un certo punto, forse non studiano nelle classi sociali dove non studiano neanche i maschi. Okay? Allora, per concludervi questa prima parte, secondo me, spero di avervi convinto, almeno di avervi messo dei dubbi, che ciò che non ha nome non esiste, quindi dare un nome a un ruolo è fondamentale nel processo di collocazione del ruolo in una ontologia, cioè la nostra immaginazione, no, dei nostri concetti culturali condivisi. Se io non chiamo una donna direttrice, non perché lei o ministra o assessora, non perché lei vuole farsi chiamare in quel modo, ma perché si dice così, perché di nuovo dire lei vuole essere chiamata, certo. Come ogni atto linguistico, questo processo ha una... cioè chiamare, cambiare l'uso e non usare più il maschile per le donne ha bisogno delle seguenti cose, molto difficili da ottenere, riguarda la collettività, cioè non può decidere né l'individuo, come mi chiamo io, né chi lo chiama individualmente, cioè il rettore, quando è arrivata qui la professoressa Giannini. È chiaro che se l'avesse chiamata la ministra, sapendo che lei sul suo sito ci ha scritto il ministro, vuole farsi chiamare ministro, e non c'è nessuna regola in Italia, nessuna legge, nessuna linea guida che a forza di legge nel chiamarlo la ministra ha dovuto chiedere. Ok? Quindi non sta né alla ministra né al rettore poter decidere, deve essere un atto linguistico collettivo. Ha un fortissimo però impatto simbolico, cioè se viene qui un ministro nessuno si chiede come devo chiamarlo. Il fatto stesso che uno si debba porre la questione, ma questa persona si vuole far chiamare la ministra o il ministro, rende incerta il ruolo, la legittimità di quella persona in quel ruolo. È difficilmente negoziabile, perché di nuovo uno dice a me piace così, quell'altro mi piace così, come vuoi, non è qualche cosa. Può arricchirsi di connotazioni nuove. Voi provate a dire Camusso, segretaria generale della CGIL, per 20 volte in un giorno, e in 2 o 3 giorni vedrete che non vi suona più come ruolo basso, vi suona come ruolo che qual è? Segretaria generale.
Quindi la connotazione cambia molto velocemente. E è soggetto di mutamento linguistico. Siamo passati dal latino a tutte le varietà dell'italiano. Sono tante, a tutte le varietà delle lingue romanze. Le lingue variano, ogni giorno variano. Io ho variato la mia pronuncia per avere il prosciutto al prezzo dei veneziani e delle veneziane. Cioè, noi variamo, no? Usiamo parole che quando io ho imparato a parlare non c'erano, no? E allora come lo chiamiamo? Mobile? Abbiamo detto lo chiamiamo cellulare, stavolta abbiamo fatto un atto di identità italiana, d'accordo? Esatto, e adesso ha cambiato connotazione. Ok, quindi si può, allora questi si può, ma non possiamo essere sole e soli. Adesso, quindi per anni, io è dal 2008 che presento aggiornando questo punto, per anni ho detto siamo sole. E quindi è chiaro che siamo in difficoltà, però la Crusca fino a un certo periodo diceva vediamo dove va la lingua, non siamo normativi. Infatti la Crusca dice, che a me mi piace, si può dire, cioè la Crusca è moderna in questo, però non va a dire alle maestre, siete no, a tutte queste professoresse, a tutte queste colleghe di italiano. C'è qui qualche collega che insegna la lingua e letteratura italiana? No, perché loro non direbbero mai a me mi. No? Però la Crusca non bastona queste, no? C'è diciamo una forma culturale che impedisce la memì e viene tollerata. Quindi la Crusca è tollerante, poi la Crusca in realtà è un ente di ricerca, è diciamo un'istituzione prestigiosa, ma non detta le regole. In Italia non abbiamo un'istituzione che fa le politiche linguistiche, ok? Quindi c'è bisogno, per stare tranquille e tranquilli, di quello che è successo in altri paesi, in Spagna, in Germania. Ci sono delle linee guida che vanno mandate, a cominciare dal governo, dal Parlamento, da chi scrive le leggi, e si dice da adesso, dall'Istat, i nomi delle professioni, da adesso in poi si fa così. Si usa lo splitting quando non sappiamo, o non si usa lo splitting, si dice il BART, si dice il traduttore o la traduttrice. Si può dire da adesso in poi tutti i maschili saranno declinati a femminili, magari dando all'inizio tutti i femminili. Nel sito dell'università, sotto Giuliana Giusti, ci si scrive docente universitaria, professoressa associata, no? Una studente del MOOC ha scritto, vabbè, parla tanto, lei poi sulla sua pagina universitaria c'è scritto professore associato, vabbè, purtroppo mica la faccio io, cioè non è una cosa che posso riempire io, no? Lo studente, cioè. Allora, una delle cose, d'accordo, quindi deve passare, ci vuole anche un atto, ma un atto. Ormai la Crusca ha detto sì, ci sono delle linee guida molto mild di Cecilia Robustelli che le ha fra l'altro fatte con la Crusca sotto l'egida del Comitato Pari Opportunità della provincia, no, forse del comune di Firenze, quando Renzi era sindaco. L'hanno fatto con un progetto finanziato dalla provincia, hanno fatto le linee guida e poi il comune non le ha adottate. Ok? Quindi le linee guida ci sono, sappiamo come fare, ci vuole una volontà politica e poi ci vuole tanto, tante università. Torino abbiamo visto se le date, Ferrara mi ha chiamato l'altro giorno, no? Se le darà, cioè la mia università no, per esempio, Pisa vuole darsene, ha fatto fare il mio corso alle sue dipendenti, quindi, e ai dipendenti. Quindi con l'uso, no? Con l'uso, e qualcosa adesso si sta muovendo. Quindi diciamo non sono disperata anche se a volte. Diciamo. Allora suona male, qui non funziona la mozione, no?
Non funziona il movimento. Ok. Allora, suona male. Guardate un po' là. Suona male architetta. Ma quanto suona male architetta. Perché fa rima con tetta. Anche protetta fa rima. Anche protetta fa rima con tetta. Però nessuno ci pensa. No, anche perfetta fa rima con tetta. Ma nessuno ci pensa, no? Perché prefetta suona male? Prefetta e perfetta suonano allo stesso modo. Ministra è uguale a maestra. Sindaca è uguale a monaca. Avvocata è, fra l'altro, in uso in una delle preghiere che imparano a memoria i bambini e le bambine che vanno al catechismo. Esiste da tantissimi anni, dal latino, perché è una traduzione dal latino quella della preghiera. Ingegnera finisce in era come cassiera, guardarobiera, infermiera, d'accordo? Rettrice finisce in trice come imperatrice, eh? Assessora finisce in ora o sora come pastora, che è il termine che la chiesa valdese italiana ha dato alle sue ministre del culto. Quindi non fa, no? Non si può dire assesserice, perché sr è, diciamo, in italiano ore, tore può uscire in ora, tora o in rice, assessore come pastora, notaia finisce in aia come operaia. E guardate che non dico che notaia è il femminile di notaio e che operaia è il femminile di operaio. Quindi non è vero che suona male solo nell'uso, perché non l'abbiamo sentito mai e perché il nome maschile ha una connotazione precisa, mentre quello femminile è nuovo e non sappiamo bene come collocarlo, e perché all'Istat non c'è nella lista delle professioni, dal punto di vista giuridico non ha ancora avuto un totale imprimato e così via. Allora vediamo cos'è che suona bene invece, perché se noi usiamo il maschile per le donne, vediamo chi ama tanto la lingua per cui dice che suona male, so già un'ora, vediamo cosa suona bene. Marianna Maria, il ministro incinta, che super famiglia, la ministra suona malissimo, questo suona bene, che il titolista usa il maschile, che quel maschile con il poi venga accordato con un aggettivo al femminile, poi invece nel testo si usa il femminile. Guardate qua, cancellieri e casa di Gresti, quando in cella finì il marito del ministro. È così, suona bene questo, non crea quello che i psicolinguisti chiamano garden path, no? Il sentierino del giardino, vuol dire io comincio a leggere e poi dico, devo tornare indietro a rileggere perché ho capito male, il marito del prefetto, cioè dobbiamo sapere che... Da una parte dicevo l'identificazione del genere maschile con uno che finisce in carcere, oppure è applicata lo stereotipo che la corruzione e la delinquenza è collegata più al genere maschile che femminile, se vogliamo essere femminili. Perché il marito del... Però il marito del ministro, ok? Questo è il punto. O il marito del prefetto. No, in caso ci fossero stati i matrimoni sarebbe stato ancora più complicato, nel senso che noi, sapendo che non può essere che un ministro uomo abbia un marito, torniamo indietro e recuperiamo l'informazione, no? Ma se non ci fosse quello non capiremmo più niente. Esatto, saremmo lo stesso. Guardate questa, Rosa Criscuolo. Allora, guardate qui, avvocato è maschile, no? Questo io lo chiamo sintagma nominale, la testa del sintagma nominale è un nome, il nome avvocato è maschile, eh? L'aggettivo
diciamo accordato, perché ci sono due aggettivi con ista e quindi non si vede il genere, ma l'aggettivo che precede a quell'ita è femminile, perché poi c'è anche procace, procace è femminile, no? La guerita è procace, avvocato matrimonialista napoletano. Questo è molto interessante perché io ho una teoria formale che dice che il nome non è una cosa unica, il sintagma nominale, è fatto in due parti, la descrizione e il referente. Il referente è quello dove sta l'articolo, cioè l'articolo ce l'ha il referente. Qui il referente è femminile. E ciò che precede, segue il referente, precede la descrizione, è femminile, accorda per il genere del referente. Quello che segue è come dire la brava soprano, non so, lirico, la brava soprano lirico, no? Cioè c'è proprio uno scollamento tra la descrizione del ruolo e il referente. Poi si dice fondatrice. Poteva anche andare che dicevano fondatore, eh? Cioè diciamo di nuovo l'attribuzione è molto. Vabbè, poi questo che è meno grave, però comunque non fa emergere la presenza delle donne, no? E gli under 30 sono solo il 14, vabbè, questa è la descrizione delle persone che lavorano nel volontariato. L'identikit del volontario italiano, tante donne preparate, le laureate. Avrebbero detto tra tanti uomini preparati e laureati, cioè soprattutto preparati insieme a laureati, cioè con le donne preparate e laureate, perché noi ci immaginiamo queste signorine carine, no, sono under 30, minigonne, così, però con una laurea. Le professoresse di una trasmissione che noi vediamo tutti alle 7, no? Che fanno la scossa. Si chiamano le professoresse. Questi sono modelli e sono nomi che si danno. Allora, la mia conclusione, concludo questa prima parte, ho altre slide. Suona male ciò che è nuovo e che contrasta con lo stereotipo culturale. Il genere femminile contrasta con stereotipi culturali che sono inconsci, perché ci sono stati tramandati proprio con questi nomi maschili, e quindi sono molto difficili da individuare e da eradicare. Quindi la connotazione di inferiorità passa, cambia, è inutile cambiare nome. Questi nomi, guardate, in inglese, negro, color, black, afro-american, african-american, cioè no. Ogni 10 anni devono cambiare nome. La categoria è, se la categoria è svantaggiata, il nome automaticamente diminuisce connotazione. La stessa cosa è donna e signora. Mulier è diventata moglie, quindi è una cosa molto connotata, ed il domina vuol dire signora, è diventata donna, che non vuol dire signora. Adesso donna è quasi offensivo, perché noi diciamo la signora delle pulizie, io mi ricordo quando ero piccolo c'era la signora delle scale, era la donna che puliva le scale, ma era un po' brutto dire la donna che viene a pulire le scale, e la signora delle scale mi immaginavo tipo Wanda Osiris che scende. Quindi bisogna fare un atto anche come donna di coraggio. Segretaria, no, anche se è ambiguo, segretaria ambiguo, la connotazione diminutiva viene data dall'uso, quindi usandolo come segretario generale si perderà quella denotazione negativa. Vabbè, mi fermo qua.